Droga, sfruttamento della prostituzione e riciclaggio di denaro in 10 arrestati dagli agenti della squadra mobile di Taranto come presunti responsabili. Si allunga l'ombra dei gruppi cultisti nigeriani a matrice religiosa. In tutto 23 gli indagati. Conto alla rovescia sulle liste per le politiche. Giuseppe Conte a San Giovanni Rotondo in attesa di riunire il Movimento 5 Stelle sulle candidature. Michele Emiliano resta in Puglia alla guida della regione. Intanto i sindaci Dem vedono il segretario nazionale Enrico Letta. Barletta, tutto pronto per il Giova Beach Party, 2 giorni per il raddoppio di Giovanotti, il villaggio sul lungomare Vennea prende forma mentre proseguono i lavori per mettere a punto viabilità e parcheggi nel centro della BAT. Buon pomeriggio, bentornati all'appuntamento in diretta con la nostra informazione in primo piano, la cronaca dal fronte ionico, droga, sfruttamento della prostituzione e riciclaggio di denaro in 10, gli arresti della squadra mobile di Taranto, chiaramente come presunti responsabili, si allunga però l'ombra dei gruppi cultisti nigeriani a matrice religiosa. Spaccio di marijuana, in appena 6 mesi ne sono stati sequestrati 7 kg, ma anche il riciclaggio di denaro. Tutto avveniva tra nigeriani, ai quali nel borgo di Taranto veniva offerto anche un altro servizio in un African Market, ma anche in un appartamento nella zona di Via Duca di Genova. Delle giovani ragazze venivano costrette, a quanto pare, a prostituirsi. All'alba di oggi la locale squadra mobile, sotto il coordinamento della DDA di Lecce e della Procura Ionica, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 9 persone e una ai domiciliari. 23 in totale gli indagati, verosimilmente appartenenti a 2 gruppi di confraternite diverse, AI e Black Axe. In diverse circostanze si sono scontrati turbando la quiete pubblica con episodi anche molto violenti. Si rifornivano di stupefacenti da altri connazionali a Bari. I soldi raccolti illecitamente a Taranto venivano trasferiti in Nigeria attraverso sportelli clandestini che garantiscono l'anonimato del cliente, la possibilità di trasferire somme illimitate in tempi veloci. Bonifici online tra banche nigeriane a fare da tramite. A quanto pare era uno dei titolari dei negozi coinvolti. Vengono utilizzati dei riti fideistici, quelli yu-yu, con la grandmaman, ovvero la matress che gestisce queste ragazze. È difficile anche introdursi in questo ambito culturale per poi svelare e verificare eventuali reati. Questo è stato il lavoro degli investigatori. E infatti ho parlato di camaleontismo dei nostri investigatori, perché riuscire a comprendere, anche a prescindere dal discorso linguistico, ma anche quelle che sono le mentalità e i meccanismi che scattano in questi gruppi cultisti, non è semplice. State seguendo altre piste? Ovviamente l'indagine non è conclusa su alcuni aspetti che riguardano i vari Africa Market, ma anche le rimesse di denaro. Ancora cronaca, ma da un altro punto di vista, quello del sangue sulle strade pugliesi e dell'incidente mortale all'alba sulla provinciale che collega Tuglia a Collepasso, provincia di Lecce, a perdere la vita un 20enne. Non c'è nada da restarsi, la lunga scia di sangue sulle strade del Salento. All'alba, un ragazzo di soli 20 anni, Luca Antonio Stefanelli, operaio di Tuglie, è morto mentre percorreva la strada provinciale 43 che collega Tuglia a Collepasso nel territorio di Parabita. Per cause in fase d'accertamento, il giovane al volante della sua Renault Clio ha perso il controllo del mezzo all'altezza di una curva, andando a sbattere contro un albero di ulivo. Un impatto violento che non ha lasciato scampo al 20enne, che è morto sul colpo. La carrozzeria si è accartocciata e il giovane è rimasto intrappolato fra le lamiere deformate. Per i sanitari giunti sul posto non è rimasto altro che constatare il decesso di Stefanelli. La zona è stata raggiunta anche dai vigili del fuoco e dai carabinieri della compagnia di Casarano. Agli uomini dell'arma il compito di ricostruire la dinamica dei fatti. Il giovane aveva appena lasciato una ragazza con cui aveva trascorso la serata e stava facendo ritorno a casa. La salma è stata trasferita presso la camera mortuaria dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce per i successivi accertamenti. Su disposizione del PM di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, Francesca Miglietta, è stato disposto il sequestro del mezzo. E adesso la politica, con la marcia di avvicinamento alle urne delle politiche di settembre, pit stop in capitanata per Giuseppe Conte a San Giovanni Rotondo. Il movimento si riunirà domenica per cominciare a fare la tara su quello che si muove da quel punto di vista, e poi le altre forze politiche, ma partiamo dai pentastellati. Sono passato qui a San Giovanni Rotondo qualche giorno di riposo, di saluto dei miei genitori, prima di ripartire, prima di affrontare questa battaglia elettorale, questa lotta senza sosta. Quindi c'è necessità di caricare le energie e di raccogliere le idee. Parto da qui.
Giuseppe Conte serra così i ranghi tra i suoi, lo fa dalla Capitanata, sua terra d'origine, in vista del tour de force delle liste per le politiche. Domenica il movimento pugliese si ritroverà noi Cattaro, nel Barese, all'interno del palazzetto intitolato a Sandro Pertini, per avviare la campagna elettorale. Incontro riservato ad iscritti ed eletti, ribadisce il deputato salentino Leonardo Donno, da coordinatore regionale. Per qualche ora si diffonde persino la voce di una possibile candidatura dell'ex presidente del Consiglio nel collegio di Foggia, ma non è detto che non accada. Nel Lazio, ancora presto per dirlo. Intanto si mette in moto la macchina. In regione, spiega il capogruppo Marco Galante, non cambia nulla. L'intesa con il centrosinistra resta salda. Il livello regionale rimane diciamo così, separato dalle dinamiche nazionali, quindi dalle politiche a cui saremo chiamati insomma, a votare il 25 settembre, anche perché la condivisione su alcuni temi rimane ancora forte, c'è ancora un grosso programma da realizzare, soprattutto con il welfare sociale, che poi sarà anche un grande tema delle politiche insomma, delle nazionali. Quindi diciamo che per il momento non c'è temporale in vista, anche se credo che qualcuno non vede l'ora insomma, che nasca questa divisione, nasca questa separazione. E il PD ha già pronta la propria roadmap per arrivare alle liste. C'è tempo più o meno per 7 giorni prima che i segretari regionali chiudano la loro rosa di nomi, che poi è quella che verrà presentata in direzione nazionale entro l'11. Variabile delle variabili in Puglia è senz'altro Michele Emiliano e la sua di decisione, un frammento, uno spiraglio, uno spaccato ce l'ha offerta la presentazione di un libro nella serata di ieri. Italia domani, economia, famiglia e conflitti, il futuro, tra parentesi felice, spiegato ai figli. E questo in sintesi il libro di Monica Setta presentato nella splendida cornice della Marina di Brindisi. Il PNRR presentato alle nuove generazioni come una bella storia con parole semplici e lineari, come spiega la stessa autrice. Penso che anche diciamo, se Draghi è stato un grandissimo presidente del Consiglio, io lo scrivo, lo sottolineo nel libro, il fatto che gli italiani, politica innanzitutto, ma gli italiani abbiano la possibilità il 25 settembre di decidere il proprio futuro è un fatto positivo, perché anche diciamo, un governo democratico, un governo politico, quindi non tecnico, porterà avanti quello che è il messaggio, il contenuto forte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Alla presentazione del libro della nota giornalista brindisina ha partecipato tra gli altri il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, che tra una battuta e l'altra nel dialogo con l'autrice, tra le righe, ma non molto, a proposito della sua possibile candidatura alle prossime politiche, sottolinea: sono per 3 anni ancora il presidente di questa bellissima regione, quasi a voler dire da qua non mi sposto. E poi sul libro della Setta aggiunge: Monica Setta è una giornalista importantissima italiana che fa tante trasmissioni, ma è di Brindisi, quindi questi Natali li rivendico. Il libro è molto ben scritto, carino, gentile, positivo, e quindi è un libro che vale la pena di essere letto. Tra i protagonisti del lavoro della giornalista Rai, anche il presidente di Confindustria Brindisi, Gabriele Menotti Lippolis. Pensiamo che bisogna fare tanto per questo paese, ma bisogna fare anche le riforme strutturali che questo governo non ha fatto in tempo a fare. Vogliamo un paese normale, vogliamo un paese più agile, un paese più moderno. Sono per 3 anni il presidente di questa bellissima regione, così dunque Michele Emiliano che apre la strada evidentemente al no rispetto all'ingresso in lista. Vediamo però come saranno composte le liste e anche i centristi che non restano alla finestra. Meno di 2 settimane di tempo e poi le liste del PD per le politiche di settembre dovranno essere pronte. La linea è quella di Enrico Letta, confermata nella direzione nazionale. I segretari regionali avranno a disposizione dunque una manciata di giorni per comporre le rose di nomi che entro martedì 2 dovranno essere sui tavoli della capitale, per poi essere ufficializzate nella direzione da convocare tra il 9 e l'11. Marco Lacarra, del numero 1 pugliese, ha incontrato il gruppo in via Gentile, a stretto giro dalla seduta del Consiglio, e ribadito le regole, tetto a 15 anni di mandato consecutivi per i parlamentari, salvo deroghe, le stesse che dovranno chiedere anche i sindaci delle grandi città e i consiglieri regionali. Nei prossimi giorni le riunioni nelle federazioni locali, alla finestra i centristi che non hanno alcuna intenzione di fare soltanto da portatori d'acqua. Io spero che Letta abbia l'intuito di buon padre di famiglia di includere tutte le anime e di fare quello che ha fatto Emiliano in Puglia.
cioè bisogna essere inclusivi e non bisogna mettere dei veti a nessuno, perché quando si iniziano a mettere dei veti poi alla fine chi sbaglia e chi perde paga. Il modello emiliano è sotto gli occhi di tutti, lo davano perdente e poi ha vinto, perché è stato inclusivo, ha fatto le civiche e noi che abbiamo portato voti che erano una, di gran parte del centrodestra, abbiamo preso il 6%, abbiamo permesso di far vincere Emiliano e far perdere Fitto. Questa è la realtà. Oggi anche nei collegi, se tutte queste anime non stanno insieme, è chiaro che si fa il gioco del centrodestra e i collegi vanno al centrodestra. La variabile di oggi da questo punto di vista è Enrico Letta, segretario nazionale dei Democratici, che vede i primi cittadini. Lo farà in videoconferenza, lo ha fatto in videoconferenza, vale per Antonio De Caro ma vale anche per gli altri primi cittadini pugliesi, compreso Stefano Minerva, numero uno di Gallipoli. Prosegue il Totonomi tra i papabili candidati alle elezioni del 25 settembre e tra i nomi si fa sempre più insistente quello del sindaco di Gallipoli Stefano Minerva, che ai nostri microfoni non conferma ma non smentisce. Sono sindaco di una città sopra i 20.000 abitanti, ho votato l'anno scorso e ho preso il 70% dei consensi, faccio il presidente della provincia e chiaramente diciamo, mi piace quello che faccio, è un mandato, delle cose da fare, da concludere in questo mandato. È chiaro che noi siamo un partito che decide tutti insieme, io penso che ci sono tante risorse sia del mondo del Partito Democratico sia del mondo dei civici pronti a sostenere il Partito Democratico su cui si può puntare, si faranno delle riflessioni nelle prossime ore, nei prossimi giorni, capiremo anche quello che il segretario nazionale che Letta chiede e poi insomma decideremo tutti insieme. Molti dicono che sicuramente ci sono più figure spendibili, fra cui una potrebbe essere io, questo è chiaro. Dove collettivamente si dovesse scegliere Minerva si deve dimettere entro giovedì? In realtà su questo ci sono delle riflessioni, la legge dice che bisogna dimettersi entro giovedì, ma c'è una prassi che è consolidata, che il gruppo dei sindaci che Lanci Nazionale sta verificando, ossia che con l'accettazione della candidatura possa esserci la decadenza e quindi i poteri rimangono alla Giunta e al Consiglio che non decade fino alla prima data utile per le elezioni successive, e quindi che non si vada al commissariamento ma che ci sia il Consiglio e la Giunta che continuano i poteri senza il sindaco. Però queste sono riflessioni che stanno facendo a livello nazionale. Salvemini oggi ha lanciato l'appello ai sindaci che vengono dal civismo pensando al Partito Nazionale Civico, lei cosa ne pensa? Penso che il mondo civico ha sicuramente dei confini territoriali, fino alla Regione Puglia abbiamo visto che funziona molto bene. A livello nazionale è più complicato unire tutto il civismo sotto un'unica lista, per questo penso che in Puglia il PD e il civismo pugliese debbano fare un ragionamento comune. Prima di proseguire, che cosa si è mosso sull'asse Bari-Roma e nella capitale sul fronte alleanze, e poi chiudiamo con i primi cittadini che non solo si insediano ma giurano davanti al Consiglio. Liste, presentazioni di simboli, riunioni fiume, ma a tenere banco è sempre solo un tema, le alleanze. Il leader di Azione presenta il patto repubblicano con Più Europa e fissa già i primi paletti, niente dialoghi con Di Maio. Neanche il tempo di dirlo che Enrico Letta incontra il ministro degli esteri, da molti letto come un vero e proprio torto all'ex alleato Giuseppe Conte. I nostri avversari sono sempre stati gli stessi, populisti e sovranisti, 5 Stelle e Lega, sono la stessa cosa, 5 Stelle e Lega e Forza Italia. E infatti si sono comportati allo stesso modo, come noi sosteniamo da molti anni. Letta farà le sue valutazioni e noi diciamo che al centro ci deve essere una proposta concreta, condivisa, e chi forse in questo momento sta rinnegando quello che fino ad ora aveva sposato è magari il PD, certamente non il Movimento 5 Stelle, perché nell'agenda Draghi di fatto non si parla di salario minimo, si parla di inceneritori e la transizione ecologica invece prevede tutt'altro. Il centrodestra invece è alla prova compattezza. Tra poche ore i gruppi della Camera e il tanto atteso vertice Consiglio Berlusconi e gli alleati. Per Giorgia Meloni e Matteo Salvini è premier chi ha un voto in più. Regola che vale per chiunque. Sul tavolo anche la distribuzione dei seggi uninominali. Lo sceglieranno gli italiani, chi prende un voto in più va a Palazzo Chigi. Non vediamo motivi per cambiare in corsa questa regola, o forse qualcuno ci vuole dire che se si tratta di una donna è da cambiare questa regola. Noi di destra orgogliosamente diciamo due motivi in più per non cambiarla. Primo, perché non si cambiano in corso d'opera, secondo perché non si cambiano a detrimento delle donne.
Prima di proseguire, dunque, un'ultimissima ora. Pochissimi minuti fa dovreste andare a dare una mano a Roma. In questi giorni in tanti me lo hanno detto cittadini, amici, partito, ci ho pensato. Credo che chi fa politica debba impegnarsi in prima persona. Ma Bari è la mia città, è la città dove sono nato, quella che ho promesso di amministrare, che 8 anni fa mi ha messo una fascia tricolore sulle spalle. Non posso tradirla. Con questa città ho un patto da onorare. Qui a Bari, come in nessun posto nel mondo, sono felice. Così Antonio De Caro sui social pochissimi minuti fa, e dunque si chiude anche la finestra che finora aveva dato il primo cittadino barese come papabile ad una candidatura romana. Intanto, primo consiglio comunale a Taranto per Rinaldo Melucci. Movimentata la prima seduta del consiglio comunale, qual è il parere dai banchi dell'opposizione? Molto movimentata sulla distanza relativa allo stile che ogni schieramento ha mostrato, insomma, poco movimentata nei fatti, poco movimentata negli argomenti, poco movimentata negli obiettivi che questa città deve raggiungere. C'è stata un'intrusione sulla questione della vicepresidenza che spetta all'opposizione, la maggioranza si è messa a votare nomi diversi 2 o 3 volte, si sono persi 3-4 ore di tempo in consiglio comunale, un consiglio comunale che costa ai cittadini, e questo è un gioco. La politica a volte, per tanti personaggi, per tante persone che svolgono anche ruoli importanti, che determinano il futuro dei nostri cittadini, della nostra città, molto spesso è un gioco, molto spesso è una vendetta, molto spesso è una risa dei conti. Questo fa male, fa malissimo a tutti, fa malissimo ai concittadini, fa malissimo alla politica, alla fiducia che la gente deve avere per la politica. Mi aspettavo un approccio diverso, mi aspettavo una maggioranza che vuole governare, che propone, che detta la linea politica, che pone degli argomenti importanti. Se non si concretizza la proroga del contratto, 100 lavoratori potrebbero rimanere a casa. Sono i navigator pugliesi impiegati con ARPAL che hanno protestato davanti alla prefettura di Bari. Nessuna proroga per i navigator pugliesi e altri 100 lavoratori potrebbero restare a casa. Il rischio che si paventa qualora la proroga di 3 mesi annunciata da governo centrale e regionale non dovesse attuarsi. Per scongiurare il tutto, le segreterie regionali di Nidil CGL, Felsa CISL e Wiltemp hanno manifestato in piazza Libertà a Bari proprio per chiedere risposte certe per queste 100 famiglie pugliesi. La richiesta dei sindacati è quella di procedere alla proroga dei contratti entro e non oltre il 31 luglio. Parliamo di lavoratori altamente qualificati che hanno già dimostrato nei precedenti mesi la validità del loro operato, soprattutto intervenendo in un contesto di emergenza sociale. Siamo qui per dire che formati con risorse pubbliche devono continuare a rimanere una risorsa per il sistema delle politiche attive nella nostra regione. Le prospettive erano state stabilite nell'ultimo incontro accaduto il 12 luglio scorso presso il Ministero. Di lì c'era l'impegno di tutelare questo bacino di professionalità e di impiegarle nelle nuove misure che ARPAL si accinge a strutturare tramite la missione 5 del Piano Nazionale di Resilienza. Noi vogliamo risposte concrete, perché il rimbalzo di responsabilità tra il livello nazionale e il livello regionale sta mettendo a dura prova 100 famiglie. Il fronte salute, la pressione è troppo alta, la carenza di medici a Taranto insostenibile, sindacati ASLA a confronto verso quelle che si profilano come soluzioni tampone, nuovo presidio di protesta della CGL a Taranto. La direzione generale dell'ASLA di Taranto torna sede di protesta, e proteste che si ripetono sempre con maggiore frequenza ultimamente. La carenza di organico non si può risolvere a stretto giro, però voi avete detto perlomeno trovare delle soluzioni in tampone. Tutte le categorie della CGL sono qui presenti oggi, è atteso un incontro proprio in queste ore, però voi avete detto fino a quando non troviamo delle soluzioni restiamo qui. Sì, per la verità questa nostra iniziativa, insieme alle pressioni esercitate anche da altri sindacati, ha prodotto che già la ASL ha convocato 2 riunioni, una 2 giorni fa e una ieri con CGL, CISL e UIL, 2 giorni fa con le categorie dei medici e del comparto. La situazione è pesante, lo abbiamo detto, attestato più volte, e abbiamo anche certificato il perché c'è questa situazione a partire dai pronto soccorsi. C'è una carenza di organico di medici spaventosa, in alcuni casi addirittura è presente 1/3 di medici rispetto a quelli previsti dalla pianta organica.
e in generale nei reparti c'è un 50% della forza lavoro attiva rispetto a quella di cui ci sarebbe bisogno. Situazione drammatica negli ospedali pugliesi, ma le ragioni arrivano da lontano, così il presidente degli anestesisti e rianimatori Antonio Amendola. La situazione sanitaria pugliese è drammatica, ma le ragioni arrivano da lontano. A chiarire una volta per tutte quello che accade, il presidente degli anestesisti e rianimatori Antonio Amendola, che non trattiene più lo sconcerto e spiega come si è arrivati a questo punto. La Regione Puglia decise un blocco delle assunzioni di personale sanitario svariati anni prima che tale decisione fosse assunta a livello nazionale. Ciò ha determinato una carenza in Puglia di personale sanitario più alta rispetto a quella delle altre regioni. Il persistere poi di tale blocco di assunzioni, a fronte di un comunque cospicuo numero di medici specialisti ogni anno formatisi in questa regione, a spese anche dei cittadini pugliesi, ha determinato la fuga di molti di costoro verso altre realtà sanitarie nazionali o internazionali più gratificanti. Tale situazione rende, secondo Amendola, estremamente aleatoria la possibilità di rientri di tale personale verso aziende della nostra regione da sempre più povere. Le unità operative di pronto soccorso sono attualmente quelle che risentono in modo più drammatico delle carenze di organico, in quanto le meno ambite, anche in ragione della difficile gestione con gravosissimo impegno, orario lavorativo e notevole flusso di pazienti. I posti letto per acuti in Italia poi furono diminuiti con DPCM firmato dalla Lorenzin e portati al parametro nazionale di 3,7 per 1000 abitanti, ben al di sotto di molte altre realtà europee. La difficile gestione e i pesanti orari di lavoro portano a un deperimento fisico e mentale del personale sanitario, dice Amendola. La gravissima carenza di organico perdura da svariati anni ed è in continuo peggioramento nonostante, conclude, i ripetuti annosi tentativi delle associazioni di convincere le istituzioni a rivedere l'organizzazione del sistema emergenziale. Ancora welfare, dalla Regione nuovi fondi per i contributi Covid ai disabili gravi. Come Regione Puglia abbiamo fatto grossa pressione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali perché arrivassero i soldi o il via libera per l'utilizzo di fondi a favore dei disabili gravissimi della nostra regione che potranno finalmente avere ancora il contributo Covid, il cosiddetto contributo Covid, per i mesi di luglio, d'aprile fino a luglio. L'assessore al welfare della Regione Puglia, Rosa Barone, conferma così la possibilità di finanziare una nuova tranche di contributi Covid per le persone con gravi disabilità. Si tratta della proroga di una misura già attiva per la cui dotazione l'ente di Via Gentile attingerà dal Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza del 2022, assicurano dall'assessorato, così da poter offrire copertura all'intera platea dei beneficiari a partire dal mese di aprile scorso, in attesa, si intende, dell'adozione del nuovo piano triennale del bando di raccordo con la capitale. Il nuovo bando si avrà laddove il Ministero finalmente darà a noi i requisiti necessari per dar vita a questo nuovo bando. Ad oggi non sono ancora pronti e quindi necessariamente per poter rispondere alle esigenze, ai bisogni, alle difficoltà dei nostri concittadini già in grossa difficoltà fisica abbiamo voluto continuare appunto con il vecchio contributo. Cambiamo decisamente pagina, il Sud Sound System a Cellino San Marco. Parla di radici, appartenenza al territorio, amore incondizionato per il Salento, l'unione tra due marchi inconfondibili della salentinità. Sud Sound System e Cantine Due Palme hanno dato vita a tre vini che raccontano più di 30 anni di successi. E il vino è qualcosa che è anche, diciamo, figurato come il sangue della terra, quindi per noi amanti della terra, cantori di questa terra, era un dovere. Collaborare con Cantine Due Palme è una cosa ottima per quanto riguarda il territorio, perché comunque entrambi ci serviamo della cultura e la tradizione che questo territorio ci regala. Bedra Carusa, Le Radici, Catieni e Sciamo a Ballare non sono solo i nomi di tre grandi successi della band salentina, ma diventano i vini che Don Rico, Tarron Fabio e Nandu Popu hanno scelto personalmente. Un rosato, un primitivo e delle bollicine di negro amaro vinificate in bianco. Brinderemo al sole, al mare e al vento che rendono uniche, sane e generose le nostre uve, così come uniche sono le canzoni dei Sud Sound System. I vini dei Sud Sound System raccontano soprattutto due storie: la salentinità, oggi brand solido per il settore musicale, e quella vinicola, caratteristica di questa terra. Prima salentini e poi pugliesi. Noi siamo orgogliosi
imbottigliare per loro. L'evento di presentazione dei vini dei Sud Sound System si è tenuto nella splendida cornice di Villa Neviera, il Wine Resort di Cantine Due Palme. Grande, il Salento grande, sia noi che loro abbiamo sempre rivalutato il nostro Salento, il nostro territorio, noi con la produzione di vini e loro con le loro canzoni. La scelta di condividere un percorso non poteva che ricadere sul profilo dei Sud Sound System, che più di altri nel corso della loro carriera hanno esportato l'amore incondizionato per la propria terra. Oggi si parla di Salento, si parla di terra, si parla di radici, si parla di tutto ciò che deve essere protetto e custodito da ognuno di noi. Investire nel futuro con un occhio di riguardo alle tradizioni del passato e la tutela del territorio. Le eccellenze si sono unite stasera, il Sud Sound System hanno scelto Cantine Due Palme. Svelati gli ultimi dettagli organizzativi del Giova Beach Party 2022, due giorni a Barletta, sabato e domenica, vediamo quali sono i dettagli. Meno tre giorni al Giova Beach Party 2022 che si terrà a Barletta, la città della disfida, ospiterà il tour di giovanotti. Sabato 30 e domenica 31 luglio, nella sala aggiunta di Palazzo di Città, si è tenuto un incontro per fare chiarezza sugli ultimi dettagli dell'evento, dalla viabilità alla parte commerciale, fino alle criticità ambientali sorte nell'ultimo periodo. La città di Barletta sarà pronta per accogliere 30.000 visitatori al giorno, e quindi credo che sia un buon evento per la nostra città. Ci siamo confrontati con gli ambientalisti, abbiamo raggiunto un'intesa che ci vedrà seduti intorno a un tavolo dopo giovanotti per concertare in maniera precisa sia l'aspetto per proteggere, per prendere iniziative per la protezione faunistica, ambientalistica dei luoghi. Massima attenzione rivolta ai trasporti, con i parcheggi che saranno ubicati nella zona sud della città in prossimità dell'area dell'ex cartiera, mentre si potrà usufruire delle navette in via Cristoforo Colombo a circa 4 km dal luogo dell'evento. Abbiamo previsto che l'imbarco non avverrà più sulla rotonda di via di Cuonzo, ma avverrà in via Cristoforo Colombo, quindi ci sarà un passaggio a piedi dei visitatori che andranno alla spicciolata a prendersi il bus navetta. Per l'amministrazione comunale, il Giova Beach Party rappresenta un'occasione commerciale per tutti gli esercizi cittadini, attese circa 30.000 persone, dato emerso dalla stima delle tappe precedenti del tour. Io credo che abbiamo previsto anche un interesse economico per la città, anche per questo abbiamo voluto giovanotti, non soltanto per far divertire le persone, ma anche per creare un momento di opportunità economica per la città, ma anche per creare un'opportunità di conoscenza della nostra città. Non a caso stamattina abbiamo firmato una delibera che mette a disposizione dei visitatori uno sconto per chi volesse visitare i nostri monumenti presentando il biglietto del giovanotti. Ci fermiamo, torniamo tra poco con la pagina dedicata a Mari Battefoglio. State con noi. Rimani connesso. Scarica gratuitamente l'app di Antenna Sud. Trovi tutte le news, i programmi in streaming e on demand e le pagine social.